Messo. Xaviere, ha visto che ci ha voluto onorare della sua elettrizzante presenza? Ci scusi tanto l'avanza. Zitti, seduti. Sei venuta ad assistere perché in giro si è sparsa la voce che qui si fa della ricerca culturale, allora tu dici, vediamo un po' che fino a dove arriva questa ricerca. No, mi ha detto Sandra di venire a cantare qui. A cantare, Sandra. Ti ha detto di venire a cantare? Dove è la pistola? Hai capito? Sandra l'ha mandata qui perché sa che a me queste cose. Oddio, si sente male. Hai capito? Allora Sandra l'ha mandata a cantare perché sa che a me. Ma io l'ammazzo. Ma com'è giovane? Vieni a cantare la canzone frivola qui, tipo Broadway, perché adesso tutta la puntata ormai. Ha detto no. Non è una canzone frivola? No. No? No, ti fai i segni? No, è una canzone tua? Sì, sì. E si titola? Ritratto. Ritratto di chi? Di una donna. Di una donna con dei problemi? Con dei problemi! Allora è una canzone con dei contenuti che... Va bene, ma lasciatemi. No, perché diciamo... Mi trattate come un matto? Se ne va a sedere? Date a sedere. Sta tranquillo, un matto mi tratto. Prego, vieni. Mi fa piacere perché questa è la sede adatta. Ecco perché Sandra ti ha mandato via, perché lei non può capire c'era anche questi contenuti, queste forme. Io sono molto contento che vieni qui nel cabaret, perché io avevo intenzione qui di fare una specie di ricerca così delle canzoni impegnate, culturali e anche canzoni folk. Ci ragiono e canto, è stata una mia idea di tanti anni fa, che poi è stata ripresa, se non mi ricordo da chi. E invece vedi quell'agricoltore lì, anziano. Quello non solo non ragiona, ma canta cose zozze, questo imbecille rimbambito. E allora piacere che invece tu qui, nel cabaret, questa canzone piena di impegno, di contenuti, metti di qua, bianco e nero, logicamente, perché sai, qui ci teniamo più a mettere in risalto quello che c'è dentro, che la cornice, che la forma. Prego, ho piacere. Anna, quando via Raimondo? Sì, sì. Allora ti riprendo a colori anche se non sei nello spettacolo di Sandra. Grazie. Attenzione! Guardo me ancora lì, ma non piango più. Occhi rossi, bocca in giù, ero un così, sempre uguale, tanti anni poi non ti ricordi più, ma se stai solo un po', il ricordo torna, scopro che sono così, ora il trucco io. Vincerò.
Sei ritornato bianco e nero. Ah, oh, è vero. E questo è lui. Proprio sinaccia, callo. Scusi, dica, dica. Sì. Adesso qui dalla parte del varieté, vero? Ci sarebbe questo sketch tradizionale che Sandra mi costringe a recitare con lei. Sì. Sì. Questo non è stato tagliato, no? No, questo no. Questo no. La mia scenetta sì, quella satirica, graffiante, pungente sì, e questo no. Questo no. Questo si deve fare. Si deve fare. Io certe cose non le capisco, ma perché non si può tagliare anche questo? Perché? Per una ragione semplicissima. Fa ridere. Ah, perché voi siete ancora quelli che se una cosa fa ridere va bene, se non fa ridere non va bene, ma non mi faccia ridere, mi faccia ridere. Ma io perdo il tempo a discutere con voi che ancora siete... Chi sei? Dove sei? Ho parlato col funzionario, dove è andato? Non lo so. No, dico, hai capito? Questi ancora credono che il teatro comico debba far ridere. Ma pensa come sono lontani. Dov'è la fucina della vacuità oggi? Cosa? La fucina della vacuità, dov'è oggi? Cos'è? Ma come, cos'è il posto, il luogo dove si deve fare questa robaccia, questa cosa così? Là, dietro il sipario di Ciniglia. Ah già, perché qui c'è il fatto della Ciniglia. Questa è la Ciniglia, questa qui è la Ciniglia, perché nel varietà c'è sempre la Ciniglia. Cioè. Mascalzoni. Pronti?